Cari amiche, cari amici, buongiorno. Questa rubrica, come voi sapete, è in onda oggi sul sito del Quotidiano di Sicilia ed oggi è sabato 29 gennaio. L'argomento di cui brevemente vi faccio un'esposizione riguarda l'inefficienza della regione siciliana che sta bloccando l'economia, non solo la parte che riguarda propriamente la regione, ma anche l'economia privata che per un verso o per l'altro ha bisogno di una macchina pubblica che funzioni molto bene. Voi sapete che esiste una legge regionale, la legge 10 del 2000, la quale prevede che sia separata l'azione politica dall'azione amministrativa, per cui la giunta di governo e gli assessori danno l'indirizzo, i dirigenti generali eseguono questo indirizzo e realizzano il programma di governo secondo le direttive ricevute. Orbene, questa divisione, chiamiamo così, dei poteri non ha creato l'effetto voluto. Perché? Perché da un canto gli assessori hanno continuato a ingerirsi nell'attività amministrativa, dall'altro canto i dirigenti generali non hanno, come dire, utilizzato la loro autonomia per fare quello che il loro potere dovere li obbligava a fare, cioè a realizzare le linee di governo. In questo quadro vi citiamo l'aspetto più clamoroso e più brutto di tutta questa faccenda. Perché vi citiamo questo? Perché è quello che crea i maggiori disastri economici e riguarda la non utilizzazione dei fondi europei che insieme a quelli regionali e insieme a quelli statali ammontano a ben 18 miliardi di euro. Il programma operativo 2007-2012 doveva essere speso in tutti nei 7 anni in cui esso è previsto. Dal 2007 siamo al 2011, sono passati quasi 4 anni, siamo arrivati a questo punto in cui è stata impegnata di questa somma enorme appena il 9,20% e spesa, e di questa somma è stato speso solo il 2,50%. E la dichiarazione di un fallimento clamoroso che noi vorremmo non accertare, ma purtroppo è così, e chiediamo che il governo regionale immediatamente inverta il suo modo di funzionare e spinga tutta la sua macchina a operare in maniera quantomeno accettabile. Non si tratta di un augurio, ma si tratta di una necessità improcrastinabile. Vi ringrazio. QDS, Quotidiano di Sicilia, da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.